E ciac, eccoci qua, siamo ufficialmente al discorso di fine anno. Ora, se non avete mai visto la mia faccia, questo probabilmente non è il video perfetto per voi per iniziare. Se invece già mi conoscete, allora sapete che dove mi trovo, bravi, da Control, cioè la mia palestra che però di là, esattamente al di là di questa porta, è anche uno spazio co-working per lavorare. Ora, questa è sicuramente una cosa che se mi conoscete già sapete, ma ci sono un sacco di cose che invece non sapete. E oggi sono qui per fare un video molto tranquillo, sinceramente anche tutto a braccio così come mi viene. Voglio un po' raccontarvi sia cosa è successo negli ultimi mesi, negli ultimi anni anche, e sia cosa succederà prossimamente non solo a Control, ma anche al canale YouTube. E quindi di riflesso cosa succederà un po' alla mia vita. E sono un po' in ansia, lo dico subito così me lo tolgo, perché non ho mai fatto video, diciamo così, intimi. Però dai, proviamoci e poi mi direte voi com'è andata. Ora, io negli ultimi anni sono parecchio cambiato e sono cambiato in seguito a quello che è successo a tutta la popolazione mondiale, e cioè stare chiusi in casa. E quella cosa lì ha avuto anche degli effetti positivi. Ad esempio, ho imparato a fare la pizza, che poi in realtà neanche ho così imparato perché io guardavo e la mangiavo più che altro. Comunque, una delle conseguenze è stata sicuramente quella di costringerci o comunque darci l'opportunità di fermarci e uscire un pochino da quella che era la routine che spesso ci anche autoimponiamo. Quindi lavoro, 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 però devo anche fare la spesa, cucinare, lavare i piatti e quindi non ho sicuramente tempo, sapete, di fare cosa? Di fermarmi un attimo, di staccarmi da quelle che sono le mie giornate piene di impegni e guardarmi un po' dentro, guardarsi un po' dentro e dire: sto facendo bene nella vita? Perché quelle sono domande che fanno paura, no? Ad esempio, il bambino che ero sarebbe fiero dell'adulto che sto diventando? E lì bisogna per forza dare una risposta, e quando quella risposta è no e uno magari dice alcune cose ad alta voce ad altre persone o anche banalmente se le immagina ma con chiarezza, e poi è difficile, no? Tornare indietro, tornare alla propria routine come se niente fosse successo e far finta di niente. E quindi io mi sono ovviamente fermato un attimo, costretto, e ho capito che quello che volevo provare a realizzare nella vita non era esattamente quello che stavo facendo. Quindi sì, ci ero vicino, ma magari mi dovevo sempre un po' frenare, non riuscivo a esprimere completamente quello che volevo. E quindi figata, no? Direte voi, hai realizzato che volevi cambiare e dal giorno dopo, dalla settimana dopo, tac. E insomma, non è andata proprio così, nel senso che ci sono state settimane, se non mesi, di ovviamente paura di cambiare, paura che c'è anche attualmente, visto che aver raggiunto determinati obiettivi nel mondo di oggi lavorativo non vuol dire molto, nel senso che ormai da qui a quando avrò 80 anni forse ci sarà la pensione, penso che io e molti di voi cambieranno un sacco di lavori, quindi non c'è più molto il concetto del entro in un'azienda e ci nasco e ci muoio. Quindi la paura c'è anche attualmente, nonostante piccoli risultati raggiunti, ma c'è stata soprattutto all'inizio. E nel mio caso era la paura di aprire un business, ma che fosse fisico, che fosse quindi non un e-commerce, non il lancio di una nuova app, ma proprio un qualcosa dove serviva un affitto, dove servivano tutta una serie di cose che ti vincolano abbastanza a anche restare, no, in un posto. Poi però qualcosa è successo. Ora, io ho scoperto di essere una persona che nel bene o nel male le cose le fa, anche se ha un po' di paura, anche se ha tanta paura e anche se non sa bene le conseguenze. Mi sono trovato spesso nella vita ad aver fatto delle cose per cui poi avrei dovuto, in teoria, a volte l'ho anche fatto, comunque chiedere scusa. Preferisco sinceramente vedere le conseguenze di un'azione e imparare dagli errori piuttosto che non farle e chiedersi come sarebbe andata. Poi però qualcosa è successo e a gennaio 2022 ho firmato il contratto di questo posto qui, che sono 200 metri quadri in centro a Milano, cioè, ma voi vi rendete conto? E da lì per me è iniziato quello che sinceramente è un unico blocco temporale, cioè da quando ho firmato a oggi sono successe tutta una serie di cose che per me è un unico blocco. Da quando ho aperto Control ci troviamo qua oggi, è successo tipo così. E tante cose sono cambiate in me e questa cosa avrà quindi delle conseguenze anche sul canale, e qui torniamo al motivo per cui ho voluto fare questo video. Perché nell'ultimo anno io ho scoperto di fare proprio esattamente quello che volevo fare, cioè
avere un'idea che può avere un impatto sulla vita delle persone e provare a realizzarla, non sempre tra l'altro da solo, ma anzi con l'aiuto di un sacco anche di voi che sicuramente state guardando questo video. E quindi oggi io sono più felice di fare cose qui, fisiche, ad esempio adesso, no, per Natale abbiamo fatto queste qui che sono i nostri Fitbox, con dentro la gift card e con dentro anche l'adesivo, questa è nella versione holo. A me piace molto più fare cose così che poi verranno regalate a una persona che potrà allenarsi qui, ma potrà anche venire a lavorare, che sinceramente star dietro all'algoritmo di YouTube, l'algoritmo dei social. E lo dico perché ci sono stato dentro per tantissimo tempo. Io su YouTube ho sempre un po', no, cercato il trend del momento, ho cercato di fare il video che avesse le potenzialità per diventare virale. Però appunto, cos'è successo? Che come nella pandemia mi sono dovuto un attimo fermare rispetto a quella che era la routine della mia vita, qui mi sono dovuto un attimo fermare da tutte quelle logiche, e infatti ho fatto un video al mese forse, 10 video in 10 mesi, quindi poca roba per quello che è l'algoritmo. Ma non mi pento assolutamente di questa cosa, perché ho fatto qui delle cose fighissime per me. Ho fatto delle cose all'aperto, abbiamo collaborato con City Scoot, che sono gli scooter in sharing a Milano, abbiamo messo le cartoline negli scooter, abbiamo distribuito un gelato fitness alle persone per fargli appunto conoscere Control, abbiamo fatto qui dentro un festival legando il CBD, cioè la molecola della cannabis, all'allenamento, ok? Un festival di 3 giorni con un sacco di voi anche che sono passati. E niente ragazzi, per me il senso della vita è tutto qui, e sinceramente mi viene difficile oggi andare a pensare quale può essere un video che può andare in tendenza e seguire determinate logiche rispetto a quello che voglio realizzare. Se apro i video in tendenza magari della sezione anche solo fitness o imprenditoria, vedo delle cose in cui io non mi ci metterei mai più a fare delle cose così. E non lo dico come accusa verso chi le fa, anche perché io stesso ne ho fatto parte per un sacco di mesi / anni, e non è neanche detto che non torni sui miei passi, visto che io ho scoperto di essere una persona che ha delle idee leggermente anche, no, che si contrastano fra loro. Ad esempio dico sempre, se devo vivere in Italia, l'unica città dove posso vivere per me è Milano, per tutta una serie di servizi e cose, ma sono la stessa persona che dice però io mi vedrei bene in una città di mare con una vita un po' più rilassata, in cui alle 5 stacco e vado a fare surf. Quindi, quale delle due? Quindi assolutamente non voglio ovviamente criticare chi fa determinati ragionamenti su quello che è il mondo dei social, il mondo dell'algoritmo, ma io sinceramente faccio un passo indietro e mi dedico a quello che non solo mi diverte, ma quello in cui anche penso di essere più bravo, no? Visto alcuni risultati che stiamo raggiungendo. È strano un po' oggi doversi quasi giustificare del fatto che mi piaccia di più la vita vera rispetto a quella del mondo dei social, perché dovrebbe essere oggi, penso, la normalità, ma in realtà non è più così, nel senso che forse è più normale parlare di quanti follower hai raggiunto nell'ultima settimana rispetto a fermarsi e guardarsi un attimo e chiedersi, ad esempio, come ti va la vita. E quindi per me sarà così. Da oggi preferisco portare progetti che migliorino le vite delle persone. Con Control abbiamo dei piani di espansione pazzeschi in altre città, altri stati. Anzi, pausa un attimo. Se sei un imprenditore, aspirante imprenditore, o comunque ti piacerebbe lanciare un qualche progetto, contattami. Non ti dico neanche dove, perché oggi ci si può contattare in 10.000 modi, però contattami, perché sicuramente questo format e un sacco di anche di altre idee che ho in testa vorrò aprire in altre città, vorrò fare un sacco di cose. È difficile adesso non dirvi niente, ma nello stesso tempo dirvi che voglio fare altre cose. Però scrivetemi e vediamo, valutiamo insieme varie opzioni, varie idee. Comunque Control e io ci siamo. Ma aspettate, sapete qual è la cosa bella? Che tutti questi piani futuri li racconterò su YouTube. Eh sì, è questa la chiusura del cerchio, perché finalmente ho capito che non devo cercare al di fuori argomenti per fare dei video, ma posso semplicemente documentare quello che finalmente è un percorso che mi diverte. Quindi continuerò a far video su YouTube, anche perché io ho un archivio praticamente degli ultimi 4 anni della mia vita, e questa cosa è una figata, anche se il problema è che non è un archivio di esattamente quello che ho vissuto, proprio perché cercavo sempre di fare dei video che andassero un po' fuori dall'ordinario, che raccontassero delle cose anche diverse da quella che era la mia vita.
forse proprio perché non ero così soddisfatto della mia vita. Quindi vedete che un po' tutto torna. Invece da oggi racconterò quello che farò, lo farò con dei video molto più simili a questi, quindi parlerò di cose, parlerò di fallimenti passati che mi hanno fatto imparare un sacco di cose, di progetti futuri che invece vorremmo fare qui. Saranno video parlati tipo questo, ma ad esempio ce n'è uno che ovviamente non posso spoilerarvi e mi dispiace, dove invece starò molto in giro, quindi sarà più stile vlog. Però sicuramente continuerò a fare video, quindi un po' il finale è questo qui, ci siamo arrivati. E prima di dirvi le ultime cose, voi vi prego, se siete arrivati fin qua, fatemi sapere nei commenti se un discorso del genere ha avuto senso, visto che appunto è un video senza troppo script. Mi sembra sinceramente un sacco strano dire queste cose e poi lanciarle online, però è così. E quindi che dire, ci vediamo a gennaio, io quando caricherò questo video sarò... credo in viaggio, comunque avrò chiuso qua e riaprirò a gennaio. Questo perché è divertentissimo fare tutte queste cose, stancante appunto ma divertente, ma nella vita non c'è solo il lavoro, anzi tutte le migliori idee, tra l'altro anche l'idea di Control, cioè di unire il coworking alla palestra, mi è venuta in un momento in cui avevo staccato completamente e quindi mi sono preso 10 giorni in cui starò via. Ma da gennaio qui si tornerà a bomba perché lanceremo Co-Workout, che sarà proprio il programma che permetterà di stare mezza giornata da Control, in cui si potrà mangiare, ci si allenerà tutti insieme, si lavorerà un po' nel co-working. E quindi ragazzi, veramente sono stracontento di essere dove sono oggi. Il bambino che ero a vedere questa versione di me sarebbe veramente fiero. Ovviamente come in tutti i video io ho preso un attimo il ritmo solo sulla fine, quindi non lo so, andiamo avanti? No dai, che c'è un sacco di cose da fare a Natale, quindi vi ringrazio per essere stati fin qua. Non facciamo assolutamente felice l'algoritmo con dei like o dei commenti, piuttosto facciamo felici le persone e quindi venitemi a trovare da Control, riapriamo a gennaio. Buon Natale a tutti e ciao! Buon Natale!